Mi chiedono spesso quando arrivano dei ragazzini o ragazzine a allenarsi da noi all'MTA che cosa guardo per capire se questo ragazzino ha delle predisposizioni altamente agonistiche. E io rispondo sempre che non guardo l'aspetto puramente tecnico, il dritto e rovescio, ma cerco di capire quali sono le motivazioni, se ha il fuoco dentro.